Avvio questa tavola rotonda che si occupa di intelligenza artificiale al servizio dei sistemi tecnologici. Ringrazio i nostri illustri partecipanti alla tavola rotonda. Abbiamo con noi la dottoressa Laura Di Raimondo di Asso Telecomunicazioni. È un'associazione che raggruppa e rappresenta tra l'altro diciamo, tutti gli operatori che lavorano nell'ambito delle TLC. Stiamo parlando di circa 130.000 addetti, quindi un'associazione veramente molto ma molto rappresentativa. Negli ultimi anni, in particolare come direttore generale di questa associazione, si è dedicata particolarmente, con particolare attenzione al cambiamento del mondo del lavoro, che è al centro di un processo di trasformazione, no? Con importanti ripercussioni sull'organizzazione e sulle modalità di svolgimento di questo. Quindi molto attenta e molta attenzione a quello che sta succedendo nell'ambito del digitale, nell'ambito della trasformazione digitale, in particolare su queste tematiche di cui parleremo oggi. Poi abbiamo con noi il dottore Alfredo Garibaldi, che in Deloitte è responsabile della struttura di Analytics and Cognitive. Da anni si occupa di tematiche legate all'intelligenza artificiale. Con la sua struttura segue tutti i progetti che mirano appunto alla valorizzazione del dato e quindi affianca i clienti nel valorizzare le proprie informazioni e guidarli verso un approccio. Una società data-driven. Si è occupato in passato anche di ricerca, quindi viene anche vicino, diciamo, al mondo che rappresenta l'istituto, l'Istat, e quindi questo per noi è un particolare valore che ci porterà come esperienza durante il suo intervento. Abbiamo poi l'ingegnere Massimo Ippoliti che rappresenta alla nostra tavola rotonda Capgemini. In Capgemini appunto è il vicepresidente e con tale ruolo segue tutti i principali progetti di trasformazione digitale. Anche lui proviene come esperienza di anni decennale dal mondo appunto dell'insight and data, innovation and cloud e nel passato ha seguito tutta una serie di progetti relativi appunto al mondo dell'intelligenza artificiale, all'IoT, all'omnichannel, l'experience e alla parte di appunto blockchain. Quindi anche qui una grande esperienza di una società che lavora al servizio, diciamo, dello sviluppo del paese. Infine, no, chiaramente non in ordine di importanza, abbiamo anche il country manager di Usu Italia, l'ingegnere Andrea Cortelli, che anche lui ha una grandissima esperienza nell'ambito dell'intelligenza artificiale, ha lavorato in svariate società che si occupano appunto della valorizzazione del dato, sviluppo di piattaforme, rappresenta una società che è la principale società europea in termini di soluzioni e forniture nell'ambito dell'IT Service Management e l'ho presentato per ultimo perché un po' segue il titolo del nostro intervento, perché appunto il titolo un po' provocatorio dell'intelligenza artificiale al servizio appunto delle soluzioni. Ci parlerà appunto Cortelli di tutto l'uso che fanno loro l'intelligenza artificiale all'interno delle loro soluzioni, quindi non vorrei fare outing, però insomma ci aprirà tutto uno spiraglio e una vista su come l'intelligenza artificiale può aiutare nello sviluppo di soluzioni che aiutano e che in qualche modo servono per ottimizzare poi l'erogazione di servizi. La tavola rotonda si svolgerà con due domande. La prima domanda sarà incentrata appunto su quello che è lo stato dell'arte e da questo punto di vista nel preparare questo intervento mi è venuto un po' un flashback. Io 30 anni fa, dico pure quanto tempo fa, nel fare la mia tesi l'ho fatta appunto nell'ambito dell'intelligenza artificiale, come l'intelligenza artificiale poteva portare a delle soluzioni, poteva portare a delle soluzioni, non faccio nomi, che poi una società di telecomunicazioni che operava 30 anni fa ha utilizzato per erogare dei servizi ai propri clienti, no? Quindi già si pensava allora a questo collegamento. Probabilmente all'epoca
c'era un problema di ecosistema, c'era un problema di stato dell'arte nell'ambito del network, nell'ambito anche delle soluzioni anche elaborative, no? Quindi calcolatori, insomma, ma anche dal punto di vista dell'approccio, no? Tante cose sono cambiate nel corso del tempo e quindi il primo giro di tavolo vorrei farlo proprio per fare un po' il punto. Come siamo in questo momento messi? Qual è la situazione, lo stato dell'arte? Vorrei iniziare, insomma, con l'associazione che in modo più trasversale può rappresentare questo elemento, rappresentando appunto una platea così ampia di società di telecomunicazioni e quindi vorrei iniziare appunto dalla dottoressa Di Raimondo, se ci può in qualche modo illustrare dal vostro punto di vista come osservatorio qual è lo stato dell'arte in termini di appunto intelligenza artificiale e soluzioni legate appunto all'intelligenza artificiale. Buon pomeriggio a tutti, ringrazio dell'invito e provo magari appunto a partire dal racconto un po' di un punto di vista che sicuramente mette al centro l'intelligenza artificiale, le soluzioni, il cloud, però prima di tutto dovremmo un attimo partire dal ragionamento di dire come poi no, l'infrastruttura, no, cosa serve no, per sviluppare infrastruttura che sia fisica sia culturale, no, per far sì che poi tutto l'ecosistema, come dicevi tu correttamente, no, si sviluppi in maniera coerente. Allora, sicuramente l'altro elemento che non si può perdere di vista è quello che abbiamo vissuto in questo periodo, no? Sicuramente la fase dell'emergenza sanitaria, il lockdown ci ha posto di fronte a un trauma, uno shock, a una frattura, no? Quindi è sicuramente una situazione, sembra quasi brutto a dirlo, però che ha generato un'accelerazione in termini di modernizzazione, in termini di sensibilità. Pensiamo ai cittadini, hanno usufruito, no? Di servizi di cui magari prima non conoscevano l'esistenza, è cambiata la geografia del lavoro, quindi moltissimi dei temi di cui noi parlavamo già ante lockdown, ante emergenza sanitaria, li stavamo affrontando sia sul profilo infrastrutturale del paese, ma anche sul profilo culturale. Non ci dimentichiamo che questo è un paese che è ultimo in qualunque indice europeo quest'anno per quello che riguarda l'investimento in cultura, l'ha detto anche recentemente proprio il presidente Mattarella all'apertura delle scuole, in cultura, in competenze digitali, investimento su scuola e università. E questo anche chiacchierando prima con te a fari spenti lo stavamo sottolineando, il valore dell'investimento sui ragazzi, sulle università, sulle scuole. Io penso adesso alle nuove, per esempio alcune università stanno investendo, no, in nuovi percorsi formativi sul coding, cioè si stanno seguendo strade diverse che devono sicuramente poi mettere insieme tutto quello che sono le competenze tech con quelle umanistiche, perché non ci dimentichiamo di questo, che parallelamente dobbiamo sviluppare la capacità di utilizzare queste soluzioni e questi sistemi, però sicuramente noi abbiamo una sfida di fronte. Allora, la sfida dell'infrastruttura la stiamo, diciamo, cogliendo, diciamo che anche rispetto al lockdown ci siamo accorti di come l'infrastruttura, io penso a quella delle telecomunicazioni, sia un asset strategico del paese, ha dimostrato di tenere, ci siamo collegati, abbiamo lavorato, abbiamo creato soluzioni curiose e diciamo anche fantasiose, ma abbiamo cambiato la geografia del nostro proprio vivere e ci siamo anche tenuti compagnia, abbiamo mantenuto le relazioni sociali attraverso questo, stiamo svolgendo anche questo incontro a distanza. Dobbiamo continuare a accelerare, io penso al 5G, penso alla banda ultralarga e penso a una geografia del nostro paese che deve consentire, per esempio sui borghi, su realtà diverse, di arrivare, dare copertura, generare inclusione, che poi diventa sostenibilità, e soprattutto dare la possibilità anche di accompagnare un cambiamento che è anche proprio del vivere. Pensiamo adesso, questo poi è un paese che polarizza sempre tutto, no? La città e il borgo, lo smart working o il lavoro fisico. Allora, superando questo tipo, no, di polarizzazioni. E dobbiamo agganciare una sfida che è importantissima, che è quella culturale. Dobbiamo continuare a investire perché poi tutti quelli che sono i sistemi, le soluzioni nuove, possono creare delle nuove, riprendo le parole, trauma, fratture, sul mondo del lavoro. E su questo invece noi dobbiamo accompagnare, noi abbiamo il dovere di accompagnare le persone che oggi sono al lavoro, quindi con soluzioni formative. Recentemente se ne è parlato tantissimo, no, su diversi interventi che ci sono stati anche diciamo della parte diciamo di vari profili sui giornali, perché le trasformazioni del sistema formativo sono fondamentali, sia per accompagnare i giovani
e quindi per farli approcciare ai numeri, a diciamo, materie diverse, pur mantenendo, no, una prospettiva umanistica, ma soprattutto dobbiamo accompagnare il cambiamento dei mestieri. Quindi credo che questi due siano gli elementi di snodo. Abbiamo risorse che stanno arrivando, quindi non abbiamo più scuse, abbiamo avuto un'accelerazione di 15 anni, stiamo vedendo, diciamo, andando oltre i nostri limiti e gli orizzonti che avevamo prospettato forse sullo sviluppo, avremo risorse da non sprecare ma da investire con una prospettiva a lungo periodo, e quindi abbiamo questa opportunità che ci può anche, diciamo, dare una spinta in più anche quello che noi abbiamo vissuto, no? Pensiamo, se avessimo avuto sistemi integrati supportati dall'intelligenza artificiale, magari a livello europeo sulla gestione dei dati sanitari, avremmo avuto una leva strategica per poter contenere la diffusione del virus e soprattutto per fare una sinergia integrata tra i paesi. Abbiamo rincorso in certi momenti, non avevamo né le competenze né le soluzioni, forse avevamo le soluzioni ma non avevamo sviluppato l'infrastruttura. Quindi credo questi siano gli elementi nuovi che dobbiamo tenere in considerazione. Massimo, sei muto. Sei muto. Ok, mi sentite ora? Sì. Sì. Allora, grazie per l'intervento. In effetti hai fatto un po' una panoramica, no, che riguarda le infrastrutture, la cultura, gli interventi da parte, diciamo, delle organizzazioni, degli stati che in qualche modo devono collaborare, devono creare valore proprio dalla collaborazione, no, e dalla sinergia. Cioè, quello che è mancato probabilmente era anche un po' questa governance che integrava tutte le varie componenti, no? La componente pubblica, la componente privata, la componente appunto che andava oltre i paesi. Io vorrei a questo punto passare la parola al mondo della consulenza, la consulenza spinta Deloitte, no? Quindi dal vostro punto di vista, che anche voi, diciamo, in questo caso molto verticale, no? Perché stiamo parlando di un settore molto diciamo, specifico, avete sicuramente sviluppato tutta una serie di progetti in questo ambito, li state sviluppando, tra l'altro c'è una strettissima collaborazione anche con noi, con Istat, proprio perché anche noi stiamo facendo scouting, no? Stiamo cercando di, nell'ambito dei nostri laboratori di innovazione, di creare nuove soluzioni, di creare nuovo valore ai dati che abbiamo a disposizione. Se ci dici un po' anche tu il punto di vista Deloitte. Certo, assolutamente sì, grazie innanzitutto per ospitarmi digitalmente a questa tavola rotonda. Stato dell'arte dell'AI. L'AI, tendo a dire che è più avanti di quel che si pensi, no? Perché magari nell'immaginario cittadino comune l'intelligenza artificiale viene associata ai robot antropomorfi sullo stile dei replicanti di Blade Runner, invece l'intelligenza artificiale è un po' dappertutto, la usiamo già, la usiamo quando interroghiamo Siri, Cortana, Alexa, quindi sui nostri cellulari, o quando chattiamo con gli assistenti virtuali, quando usiamo i social network, è embedded, già c'è nei motori di recommendation, quindi quando i recommendation engine che suggeriscono acquisti o contenuti. Quando usiamo Uber, quindi nella vita di tutti i giorni già usiamo l'intelligenza artificiale. Perché? Perché l'intelligenza artificiale per il riconoscimento di immagini, per l'interpretazione del linguaggio naturale, per la gestione dei processi decisionali è una realtà di fatto. Come Deloitte la stiamo applicando in diversi contesti, appunto in maniera multidisciplinare, la applichiamo sulla mobilità per le smart city, in ambito smart city, per migliorare la vivibilità degli agglomerati urbani e ridurre l'impatto ecologico. La usiamo nel manifatturiero per l'ottimizzazione delle catene produttive e degli approvvigionamenti. Nel mercato della finanza per l'antiriciclaggio e tracciando tutta l'analisi dei grafici delle transazioni finanziarie, la usiamo nella grande distribuzione organizzata per le promozioni live istantanee. Quindi ci sono diversi casi d'uso che Deloitte con i laboratori di ricerca ha messo in piedi. In più, la tecnologia è davvero molto molto più avanti di quel che si pensi.
Cosa hanno in comune tutti questi casi che ho elencato? Hanno in comune la disponibilità di tonnellate di dati. Alla fine è questo quel che serve per scatenare l'intelligenza artificiale e consentire di mettere a terra i risultati dei suoi algoritmi. Il direttore Però, della puntata. come? Ho sentito una voce fuori campo. Puoi procedere? Ah, ok. Quindi quello che hanno in comune questi casi appunto sono le tonnellate di dati. Quindi l'AI di fatto non è una disciplina nuova, nuovissima, è nata negli anni 50, l'abbiamo studiata all'università 30 anni fa. Quello che è successo è che è sempre rimasta una nicchia prevalentemente accademica in campi di applicazione più o meno pionieristici. Dopodiché, proprio perché non c'erano le condizioni per esplodere, ha attraversato una fase, quella che si chiama l'inverno dell'intelligenza artificiale. Poi, tre fattori concomitanti hanno consentito l'esplosione, finalmente l'emergere e una crescita esponenziale dell'intelligenza artificiale, che sono la legge di Moore, che ha fatto il suo corso. La legge di Moore dice che ogni 18 mesi la potenza computazionale raddoppia, e lo possiamo vedere tutti i giorni anche con i cellulari, con tutti i dispositivi. La crescente digitalizzazione, che quindi aiuta a produrre le tonnellate di dati di cui parlavo prima, e la connettività a banda larga. Assolutamente la connettività è uno dei fattori fondamentali abilitanti, perché è quello che consente di accedere a enormi fonti dati senza doverle per forza centralizzare in un unico silos. Quindi le condizioni ora ci sono. Quello che bisogna fare è bisogna rimuovere gli ostacoli. Appunto, una parte della domanda è: quali sono gli ostacoli? Gli ostacoli in questo momento sono la carenza di competenze. Noi vediamo, tuttora constatiamo una carenza di competenze nel mercato. Questa carenza di competenza a sua volta porta anche a una diffidenza sui reali benefici dell'intelligenza artificiale, perché quando qualcosa non è ben conosciuta, porta diffidenza, c'è paura sulla gestione dei dati personali, cioè, proprio per essere provocatorio, ma se ci fosse stata la giusta cultura, immuni ora sarebbe sul 90% dei cellulari degli italiani. Invece, proprio perché c'è questa carenza di competenze, di cultura, ci si ferma ancora, cioè, ci sono ancora molti ostacoli nell'adozione dell'intelligenza artificiale. E più aggiungo i timori occupazionali, ma sempre legati a un fatto di cultura, perché c'è il timore che l'intelligenza artificiale possa portare perdita di posti di lavoro. Però non è così, perché sappiamo benissimo che quando sono usciti i treni, sono nati i treni, la rivoluzione di 150 anni fa, sono parecchi cocchieri hanno perso il posto di lavoro, ma sono nati altri mestieri. Quindi l'innovazione non deve portare questo tipo di timore. Quindi quali sono gli elementi abilitanti? La formazione specialistica, la cultura, la connettività, spiegavo, è necessario un investimento, perché per stimolare l'intelligenza artificiale c'è bisogno di autostrade per la comunicazione digitale. E infine la revisione dei modelli organizzativi, perché molte aziende italiane sono tuttora organizzate secondo modelli un po' tradizionali che non stimolano l'innovazione. Ecco, questi sono il nostro punto di vista al momento. Ottimo, grazie. E a questo punto devo dire che insomma già mi piace molto come sta andando questa tavola rotonda, perché ci sono continui rimandi, no? Gli interventi, nel senso che tu hai fatto dei rimandi a degli interventi che prima ci ricordava appunto Laura, cioè il tema della connettività, della connessione, il tema delle competenze, no? Che sono fondamentali, quindi sono temi che ritornano, sono temi importantissimi. Tra l'altro, ieri c'è stato un intervento, non so se riuscire a seguirlo, di Stefano Epifani, nel presentare il proprio libro che parlava appunto di sostenibilità digitale. Interessante questo tema, no? La sostenibilità digitale da molti punti di vista, appunto, come
cavalcare e non ostacolare dal punto di vista anche delle nuove professioni, no? Della la trasformazione digitale, quindi come utilizzarla come elemento abilitante, appunto, quindi accompagnarla e creare valore, no? da questi nuovi approcci, da queste nuove soluzioni. E in questo penso che Capgemini ci può dire la sua, no? È un sistema integrato incredibile, insomma, in Italia è molto molto presente, sta seguendo molti progetti sia nell'ambito pubblico che nell'ambito privato, ma anche, diciamo, nell'ambito universitario. Quindi sicuramente Massimo ci puoi dire un po' la tua per integrare un po' quello che ci hanno detto i colleghi fino adesso. Beh sì, l'intelligenza artificiale è prima di tutto una passione, un qualcosa che stiamo vedendo trasformarsi di anno in anno, è un qualche cosa che attraversa diverse competenze, che attraversa diversi tipi di applicazioni, diverse tecnologie, le collega, è veramente molto interessante, sta attraversando un periodo di trasformazione, a parer mio, veramente molto molto interessante. Una trasformazione, direi, più, lasciatemi dire, al lato applicativo e organizzativo, più che tecnologico, perché giustamente le tecnologie le abbiamo, no? Come diceva Alfredo, è avanti, no? La tecnologia dell'intelligenza artificiale, connessioni, chiaramente il 5G ci darà un'accelerazione totalmente nuova per costruire nuove tipologie di applicazioni, ma siamo molto avanti. E in effetti questa dinamica di trasformazione abbiamo provato a fotografarla, abbiamo fatto insieme al nostro Capgemini Research Institute due ricerche uscite appena prima dell'estate proprio per fotografare un po' questa situazione, no? Una si chiama di AI Powered Enterprise, l'altra proprio relativa all'Artificial Intelligence nella Customer Experience, proprio per fare un po' il punto di questo percorso di trasformazione. Ecco, se andiamo a guardare l'intelligenza artificiale, in questo percorso di maturazione abbiamo iniziato a capire bene tutti come usarla, no? Perché certe volte era, diciamo, molto, molto sperimentale, no, l'approccio. Ecco, abbiamo capito che ci sono alcune aree fondamentali. Per esempio, l'intelligenza artificiale ci sta aiutando in moltissimi use case a filtrare la complessità dei dati di questa realtà sempre più complessa. Cioè, filtrarli, cercare di tirare fuori quelli che sono i significati. Quasi ridurre la complessità, semplificare. Questo è il grande caso del mondo dell'IoT, dell'identificazione delle anomalie nei sistemi in cui rileviamo tantissimi dati IoT, magari da macchine disperse nel mondo, e cerchiamo di lavorare su percorsi di manutenzione predittiva sempre più sofisticati. Grande caso di successo, per esempio, nel mondo dell'energia che abbiamo seguito, ma ce ne sono veramente molti altri. Un'altra area di applicazione, secondo me, fondamentale, che abbiamo capito tutti, l'ha citato anche Alfredo, ma qua ci sono veramente casi che stiamo seguendo nel mondo dei servizi finanziari e assicurativi, è quello della personalizzazione, no? Contestualizzazione e personalizzazione dei servizi. Altra grande, ma ci sono dei casi ovvi, no? Cioè, se pensiamo ad alcuni assistenti alla guida di alcune case automobilistiche, in base all'emozione percepita, il comportamento di guida, suggeriscono la musica, alcuni comportamenti, e qua non è un problema solo di autonomous car, proprio, e di diciamo, è proprio una tematica proprio un po' più avvolgente di personalizzazione e di contestualizzazione, ma ce n'è un altro, a parer mio, molto importante. Cioè, l'intelligenza artificiale ci sta aiutando proprio a rendere sostenibile, quello che ha detto è fantastico, il tema della sostenibilità è un tema non solo sociale, ma certe volte anche economico nell'intelligenza artificiale, ci permettono di rendere sostenibili quei processi, lasciami dire, operativi, relativi alla personalizzazione, alla contestualizzazione, che senza l'intelligenza artificiale sarebbero semplicemente non fattibili. E questo, secondo me, è proprio una delle tematiche più importanti, perché è chiaro che l'intelligenza artificiale si sta articolando su alcune tematiche che sono note, no? Sul computer vision, sul mondo della diciamo, interazione conversazionale, sul supporto diciamo alle previsioni e alle decisioni, sui sistemi di automazione, sistemi autonomi, ma lo sta facendo nel privato, sì, nel mondo pubblico, sì, nel mondo della ricerca, certo, ma anche nel mondo della sostenibilità. Qualche giorno fa è stato proprio reso noto questo progetto che stiamo facendo con la European Space Agency, proprio per la Multi-Mission Algorithm and Analysis Platform, proprio per l'analisi delle biomasse, proprio all'interno della missione biomasse, proprio di questo progetto, proprio che si chiama The Living Planet. Quindi, diciamo, anche una valenza nell'ambito della sostenibilità.
Diciamo che queste ricerche che ho citato prima fanno un po' il punto evidenziando che siamo cresciuti molto in termini di sistemi e di servizi di intelligenza artificiale. Diciamo nel panel che abbiamo usato più che raddoppiato il numero di utenti che hanno accesso quotidiano a questi servizi di intelligenza artificiale, forse anche perché sono, lasciatemi dire, meglio predisposti, più fiduciosi, no, nelle soluzioni e raccomandazioni. Abbiamo rotto alcune barriere culturali e ci sta aiutando moltissimo questo. È chiaro che in questa situazione però ci sono anche dei lati un po' più oscuri. Chi di noi ha vissuto nell'intelligenza artificiale in questo periodo dell'inverno e in questa primavera che si sta dell'intelligenza artificiale li ha vissuti sulla propria pelle, io per primo sicuramente, è stato, diciamo, una difficoltà di far scalare l'intelligenza artificiale, dovuto ai talenti, sì, alle competenze, ma diciamo il problema è portare l'intelligenza artificiale da sperimentazione a qualcosa di concreto, di impattante sul mercato, sulle operations, e questo è ancora un problema. Siamo migliorati molto, il numero di aziende che ha portato l'intelligenza artificiale alla vera vita è più del 50% del panel della nostra ricerca, siamo migliorati molto, ma rimane ancora un'area di difficoltà. C'è ancora proprio una difficoltà di uscire dal deserto della sperimentazione. Alcuni settori sono più avanti, il mondo del farmaceutico, il mondo delle telecomunicazioni, sicuramente sono stati più avanti su alcune tematiche tecnologiche e sicuramente il Covid ha accelerato qualcuno rispetto ad altri, ma ci sono anche altri settori e purtroppo il settore pubblico è uno che è rimasto un pochettino indietro proprio in questo portare, diciamo, a rendere scalabile l'intelligenza artificiale. E su questo punto il tema delle competenze è uno delle tematiche, no, che non rende scalabile. Il tema delle comunicazioni è sicuramente un altro, ma ci sono anche altri fattori molto importanti per rendere scalabile. Diciamo, il ruolo nostro di service integrator può essere proprio su questo, proprio di portare l'intelligenza artificiale dalla sperimentazione del laboratorio a renderla at scale, cioè a farla scalare e a impattare sul mercato, ecco. Grazie Massimo, anche il tuo intervento molto molto interessante, hai dato tantissimi spunti come chi ti ha preceduto e devo dire che sono veramente contento per questi spunti che stiamo dando perché sono anche elementi di riflessione, no? E allora a questo punto chiudiamo il giro degli interventi con chi, diciamo, sviluppa piattaforme e che quindi in qualche modo dovrebbe scaricare a terra, no? Quello dicevi tu, vediamo le soluzioni, vediamo come possiamo scaricare a terra questo valore dell'intelligenza artificiale sulle piattaforme, quindi un punto di vista anche in questo caso privilegiato. Abbiamo una realtà europea importantissima, appunto USU è una società tedesca che però ha una grande presenza anche in Italia, in molte pubbliche amministrazioni e nel privato. Vediamo Andrea, allora a questo punto qual è il vostro punto di vista come, diciamo, sviluppatori di soluzioni di piattaforme? Io voglio ringraziare innanzitutto chi mi ha preceduto perché mi ha alzato la palla per diversi spunti, non ultimo Massimo Ippoliti, no, che accennava al come portare avanti dalla sperimentazione. Massimo Fedeli, tu ricordavi che già con la tua tesi si parlava di intelligenza artificiale. Io nel mio passato, quando ero in Olivetti, facevo parte di un gruppo di lavoro che al cui interno si parlava di intelligenza artificiale, quindi tutti noi abbiamo visto e toccato con mano come l'intelligenza artificiale in tutti questi anni è sempre stata vista come una cosa bellissima, ma non, diciamo, poco pragmatica, cioè alla fine non si potrà realizzare nulla. Ecco, l'azienda che rappresento è un'azienda tedesca che invece da alcuni anni ha portato in maniera concreta l'intelligenza artificiale in alcuni tool. Da dove è partita? È partita da dove secondo me dovrebbero partire in tanti, e qui mi collego anche al primo intervento che ha fatto Laura sul fatto che ci sono pochi investimenti in ambito universitario. La USU invece è partita da collaborazioni con università tedesche, ovviamente con facoltà di fisica, ingegneria, matematica, quelle che più hanno contatto con la materia dell'intelligenza artificiale, e finanziando tesi e anche assumendo poi molte persone, facendo
staging e via discorrendo, è riuscita in questi anni a portare avanti all'interno di un tool che si occupa di big data, un tool che si occupa di TSM, un tool che si occupa di knowledge management, delle specifiche funzionalità che fanno riferimento ad algoritmi di intelligenza artificiale nati proprio da cooperazioni con università tedesche. Quindi all'interno dei nostri tool ci sono degli algoritmi coperti, segretissimi all'interno dell'azienda. Quando uno chiede ma questi tool come funzionano, incomincia a una catena dell'amore, arriviamo fino al professore, il quale ci dice no, cioè segreto, quindi puntualmente. E questa cosa è una cosa secondo me molto importante, perché qui dobbiamo assolutamente creare questa catena, che è una catena di sviluppo che porta poi appunto a investire nell'università, che è un motore che in Italia viene spesso trascurato. Credo che l'esempio della nostra azienda, che sicuramente è ben più piccola delle aziende che hanno parlato prima, però a livello europeo noi ci difendiamo, e la cooperazione che abbiamo con il mondo universitario ha portato avanti a realizzare concretamente dei tool che al loro interno applicano motori di intelligenza artificiale, segretissimi, quindi non posso dire come funzionano, però questo è un esempio concreto con tre tool e ribadisco che nascono da cooperazioni con università. E qui mi taccio perché non voglio compromettere la seconda domanda. Allora, grazie Andrea, anche a te. Con questo primo giro abbiamo completato un po' la panoramica e lo scenario, abbiamo dato tutta una serie di elementi. Devo dire che alcuni sono veramente elementi di stimolo, no? Che riguardano appunto le competenze, la collaborazione universitaria. Un piccolo passaggio: noi come Istituto Nazionale di Statistica crediamo molto nella collaborazione e stiamo sviluppando e sviluppiamo continuamente tutta una serie di collaborazioni con l'università, ma anche con le società che rappresentate tutti, anche l'associazione, diciamo, che rappresenta la parte di telecomunicazione. Abbiamo delle collaborazioni veramente incredibili, anche perché nell'ambito del telco, delle telecomunicazioni, si sta sviluppando tantissimo questo scenario legato appunto alla valorizzazione del dato. Si è appunto sviluppato una cultura in molte di queste società, poi ce lo dirà meglio magari Laura, si è sviluppata veramente una cultura del dato che va oltre, diciamo, la semplice infrastruttura, la semplice piattaforma, per cui noi stiamo collaborando veramente molto con loro. Abbiamo creato un laboratorio di innovazione all'interno dell'istituto, nell'ambito del quale vengono prodotti e sviluppate soluzioni innovative che poi portano allo sviluppo di algoritmi, che nel nostro caso sono algoritmi invece trasparenti, no? Perché comunque l'istituto di statistica ha alla base di tutto il proprio lavoro l'aspetto etico, che è comunque un aspetto fondamentale, quindi noi non abbiamo segreti da questo punto di vista, ma diciamo che stiamo parlando di cose diverse, no? Una cosa avere un algoritmo nascosto che poi ti porta a fare delle proiezioni, no? Nell'ambito economico, sociale, una cosa invece utilizzare un algoritmo nell'ambito di una piattaforma di service management, no? Quindi diciamo sono diversi gli approcci, diversi anche i livelli di criticità e di delicatezza. Il tema etico è un tema al quale bisogna associare anche il tema della privacy. Non ci dimentichiamo il tema della privacy, non bisogna avere paura di questi due elementi, dell'etica e della privacy, perché anche qui secondo me è un po' come diceva prima Alfredo, nel momento in cui ci si chiude di fronte a queste tematiche si rischia di porre degli ostacoli, di porre dei paletti, invece bisogna assolutamente prenderli, affrontarli e risolverli. Ci sono tutti gli elementi anche appunto di tipo tecnologico, di tipo algoritmi, di tipo metodologico, di tipo tematico, insomma, che possono sicuramente aiutare a risolvere queste problematiche. Noi come Istituto di Statistica ci crediamo molto e ci crediamo al punto che stiamo sviluppando all'interno anche dell'Istituto tutta una serie di piattaforme, ne abbiamo parlato ieri nell'ambito di un'altra tavola rotonda.
proprio perché questi interventi si legano un po' uno all'altro, per quello sto facendo anche dei rimandi, lì parlavamo appunto di come le piattaforme potevano aiutare la sinergia, c'erano delle pubbliche amministrazioni come INAIL, INPS, c'era anche il mercato, lì era presente anche SAS, e anche in quel caso è venuto fuori questo tema della creazione di piattaforme di soluzioni che portano valore al sistema paese. In questo secondo giro appunto volevo avere il vostro punto di vista su come e quali possono essere gli interventi, quali possono essere gli elementi abilitanti, quale secondo voi lo scenario, no, che abbiamo di fronte. Quindi abbiamo parlato di tutta una serie di elementi critici, di cose che possono in qualche modo ostacolare, vediamo a questo punto invece qual è il vostro punto di vista, sempre come appunto osservatori preferenziali di questi scenari, quale può essere il punto di vista nei prossimi anni, quali sono gli elementi abilitanti. Abbiamo in questo momento un'occasione eccezionale con questo Recovery Fund, si sta parlando molto di investire sul digitale, no? Che è molto collegato con l'intelligenza artificiale, con le tecnologie, con le piattaforme, sono tutti elementi molto collegati tra loro, no? Quindi c'è un momento veramente strategico che possiamo cogliere, no? Per dare un impulso determinante, no? Quindi io rifarei lo stesso giro nello stesso ordine, in modo tale, visto che il primo giro mi sembra che ha funzionato molto bene come introduzione trasversale, per poi andare a vedere le parti più diciamo verticali, sempre tra virgolette, però insomma io riprenderei a questo punto quindi da Laura Di Raimondo. Grazie. E provo a riprendere, grazie, dagli spunti che poi sono anche emersi, no, per provare a dare qualche risposta. Tra l'altro riprendo Andrea, io nata a Ivrea, no? E quindi c'è un filo rosso che accompagna questa tavola rotonda. Poi, come mi dissero una volta, uno nasce a Ivrea per un solo motivo, no? Perché ha una radice in Olivetti. Allora, abbiamo di fronte sicuramente un'occasione eccezionale, no? Perché? Perché se non altro l'accelerazione che abbiamo vissuto, le risorse che sicuramente stanno in questa fase, no? Comunque come tematiche, come temi sono indirizzate su tutto il tema del digitale, sia in termini di infrastruttura, sia in termini di accelerazione sul piano di transizione 4.0, sia sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione. Qualcuno prima parlava appunto dell'importanza di accelerare sul cambio, no, dei modelli organizzativi, che poi si fonda tantissimo sul tema delle alleanze e della cooperazione, no? Perché soltanto spingendo su un'alleanza tra pubblico e privato e tra le varie entità del pubblico riusciamo, no, a porre in essere uno sviluppo maggiore, no? Una consapevolezza di quello che può essere l'impatto positivo. Io per esempio porto l'esempio del 5G, no? I casi d'uso che noi abbiamo sviluppato in questi mesi, no? Sicuramente sono basati sulle alleanze e sulle cooperazioni, non c'è un caso d'uso che vive solo di un'anima telco di infrastruttura, no? È un insieme dove l'intelligenza artificiale sicuramente è uno degli elementi fondanti, no? Perché il 5G sarà uno strumento, non è la soluzione, è uno strumento ulteriore messo a disposizione di un'alleanza che può portare, no, con le soluzioni tecnologiche a uno sviluppo maggiore. E qui torno al tema della cultura, perché qualcuno prima lo diceva prima di me, no? Il passaggio tra sperimentazione e realtà, uso comune, presuppone una cultura forte, perché la differenza, la paura, qui prima tu citavi il tema della privacy, qualcun altro citava proprio il tema invece della diffidenza su tutto quello che è la digitalizzazione, figuriamoci sull'intelligenza artificiale, no? Quindi il tema del posto di lavoro, il tema del lavoro, il tema anche proprio della diffidenza sulle soluzioni tecnologiche, nasce dal non conoscere, dal non avere una cultura, una base culturale forte. Non ci dimentichiamo che durante il lockdown è passata in un certo momento anche su persone, su personaggi della politica, direi quasi, spunti di riflessione sul fatto che il 5G potesse essere trasmettere il Covid, e quindi che ci fosse una correlazione tra il Covid e il 5G, cioè che tra l'altro il 5G, disse benissimo qualcuno all'epoca, lo disse Luigi Cubitosi, ancora non è sviluppato in tutto il territorio nazionale, quindi era veramente stupefacente come il Covid si stesse sviluppando quando il 5G ancora era in una fase di casi d'uso. Questo non è una battuta, è la realtà, quindi noi dobbiamo educare anche
ad esempio sui mezzi di comunicazione, quindi noi adesso abbiamo parlato delle scuole e delle università, ma qui c'è un tema di comunicazione, di responsabilità, di tutto quello che poi ci porta a contrastare anche le fake news, è come il tema, lo diceva prima Massimo, che l'intelligenza artificiale si mangia i posti di lavoro, il lavoro si sta trasformando, si sta evolvendo, quindi noi non avremo più il posto fisso, avremo, come dico io, il nuovo articolo 18 del lavoro, che sono le competenze e che ci consentono di attraversare delle migrazioni del lavoro, sia delle persone che oggi abbiamo al lavoro, che le dobbiamo accompagnare, ma sia dei giovani che chiaramente non dobbiamo indirizzare su lavori che non ci saranno più o che comunque si stanno trasformando, e li dobbiamo educare a questa trasformazione continua, che quindi significa imparare ad imparare, imparare a disimparare per poi imparare, quindi è un'evoluzione quasi, ecco, tipo intelligenza artificiale dell'uomo che si evolve. L'ultima cosa che mi sento di dire è che chiaramente l'infrastruttura, adesso il DL semplificazione lunedì è uscito in Gazzetta Ufficiale, sicuramente un altro, un'altra spinta fortissima anche proprio su tutto il tema della semplificazione a livello amministrativo, no? Quindi su tutto il tema delle autorizzazioni, dei processi, io penso al mondo TLC, ma sicuramente le autostrade non bastano, no? Noi possiamo creare delle autostrade incredibili, trovare le soluzioni tecnologiche che già ci sono sull'intelligenza artificiale, che poi alcuni li abbiamo citati, sono l'uso comune, ma poi dobbiamo avere la patente per guidare, la macchina che possa guidare in autostrada, e quindi creare una connessione sempre più forte tra soluzione, tecnologia, infrastruttura e cultura. Credo che la sfida che noi abbiamo davanti sia fondamentalmente quella di cambiare proprio i modelli organizzativi. Pensiamo solo alla pubblica amministrazione, no? Oggi ha una sfida incredibile, perché un'accelerazione c'è stata, quindi qualcosa si è mosso, mettiamola così, ma il modello organizzativo è quello che, noi, questo è un paese che ha sempre avuto grande resilienza, no? nelle infrastrutture, delle persone proprio umane, no? che resistono al cambiamento. Questo è il momento proprio di aprire un faro, di cambiare. Noi come settore, lo dicevi tu Massimo, stiamo investendo tantissimo, anche nel momento in cui l'investimento veniva capito poco e veniva sempre rilegato a quello che invece era il passato, abbiamo attivato e siamo disponibili, lo stiamo facendo, alleanze profonde. Noi stessi come associazione abbiamo cambiato pelle, oggi rappresentiamo tutti i mercati, quindi ci siamo allargati a oltre 200.000 persone, ma perché abbiamo capito che dall'alleanza, no? la soluzione arriva dall'alleanza, quindi c'è il mondo del CRM, il mondo dell'assistenza al cliente, che tra l'altro usa quotidianamente l'intelligenza artificiale per trovare la soluzione migliore al cliente, c'è il tema delle telco, c'è il mercato invece delle torri, quindi ci sono mercati che si allargano sempre di più. E solo con delle alleanze profonde riusciremo a cambiare. Oggi, la settimana scorsa, abbiamo attivato un piccolo progetto che invece secondo me ha una grandissima valenza proprio culturale, con tutte le scuole italiane messe a disposizione proprio sull'educazione civica che oggi entra, no? Quindi oggi c'era tutta la dialettica dei banchi di come iniziare la scuola. Noi da luglio abbiamo attivato un percorso con Parole Ostili molto, molto potente a livello proprio di ramificazione sul territorio nazionale, per accompagnare i maestri, i professori, i ragazzi sull'approccio sull'educazione civica e sulla cittadinanza digitale, proprio per dalle elementari in poi accompagnarli in un cambiamento che poi li deve portare all'università, che poi li deve rendere cittadini di domani. Quindi la cittadinanza digitale che poi porta dentro tutto il tema della sostenibilità e tutto il tema di cui abbiamo parlato fino adesso. Ti ringrazio veramente, ci hai dato una serie di flash veramente interessantissimi, qui ci vorrebbe tantissimo tempo per approfondirli tutti, però abbiamo sicuramente stimolato molto l'interesse di chi ci sta seguendo. Io passerei a questo punto la parola a Deloitte, ad Alfredo Garibaldi, e così ci porta anche lui un po' la sua vision. Non ti sentiamo. Eccomi qui, unmute. Il punto di vista sul futuro. Il futuro che secondo me è il punto di partenza per il futuro deve essere il documento rilasciato dal MISE prima dell'estate, no? Che è il documento ufficiale, che è la strategia italiana per l'intelligenza artificiale. È un documento elaborato da un team di esperti del mondo accademico e del mondo commerciale,
abbiamo partecipato anche noi come Deloitte, ed è un documento che invito tutti a leggere perché è esaustivo, dettagliatissimo e traccia la strada. Ovviamente però deve seguire un piano attuativo, perché se questo documento altrimenti rimane lettera morta. Quindi serve un piano attuativo nazionale di investimento per mettere a terra questa strategia. E bisogna quindi pertanto creare le condizioni affinché ci sia un'adozione su larga scala dell'intelligenza artificiale. Quindi le strategie sono due. Una di lungo termine e una di breve e medio termine. Quella di lungo termine di fatto è la formazione. Quindi la formazione dall'inizio, nel senso che l'intelligenza artificiale e i suoi concetti di base devono essere diffusi fin dalle scuole primarie, come avviene per le lingue, per dire. Perché? Perché di fatto è come apprendere una nuova lingua, una nuova forma di pensiero e una forma di interazione. Quindi la digitalizzazione è una forma di interazione nuova. Quindi bisogna lavorare quindi su medio e lungo termine per far sì che nel 2030 non ci sia un incremento di divario, di disuguaglianza nella società dovuta all'intelligenza artificiale. È importante lavorare sin da subito da questo punto di vista, e così come bisogna fare eventi di sensibilizzazione e divulgazione, come questo qui, il Festival della Statistica è ad esempio un evento importante da questo punto di vista. Quindi bisogna creare ora le basi per i nuovi mestieri del 2030, del 2040, perché molti dei mestieri del futuro ancora non li conosciamo, non sappiamo che si saranno. Cioè, faccio l'esempio, un ciccio gamer non penso che a sei anni sognava di fare lo youtuber per il gaming. Chiara Ferragni non penso che facesse sognarsi di fare il blogger. Erano tutti mestieri che sono nati molto dopo la loro nascita. Quindi ecco che bisogna lavorare da ora per preparare i mestieri del futuro, tenendo anche conto del fatto che nel 2030 è assodato che metà dei mestieri ripetitivi non saranno più svolti dall'uomo, ma saranno svolti dalle macchine, e quindi bisognerà più puntare su mestieri che sono caratterizzati dalla non ripetitività, dalla creatività, dall'istinto. E nel breve termine invece è fondamentale puntare sul connubio tra i tre poli che ruotano attorno alla tematica, che sono il mondo della ricerca e dell'università, che già ha detto anche la dottoressa Di Raimondo, il mondo dei servizi, quindi noi, l'offerta, e il mondo commerciale, il mondo della pubblica amministrazione. Quindi bisogna incrementare la sinergia, bisogna lavorare sulla connettività, again, e dare maggiore enfasi nelle figure in azienda, alle figure tipo Chief Innovation Officer, e lavorare anche a livello di risorse umane per cambiare il contesto lavorativo, quindi indurre dei cambiamenti nella workforce e nei modelli organizzativi. Con questi aspetti messi a terra da subito si può cambiare ed iniziare a mettere a terra gli use case di cui parlavi prima, che sono già pronti volendo, no? Ci sono nel mondo pubblica amministrazione l'intelligenza artificiale può essere messa a terra per il monitoraggio e la prevenzione della manutenzione preventiva delle infrastrutture statali, ponti, gallerie, dighe, edifici. Ci possiamo sbizzarrire su questo da questo punto di vista, per la mobilità e i trasporti, per la delinquenza digitale, per ottimizzare i servizi della PA verso il cittadino, quindi per valorizzare gli open data, che è quello che voi come ISTAT già fate, ma può essere fatto davvero su larga scala per tutti i dati, per mettere a terra e valorizzare tutto il patrimonio informativo della pubblica amministrazione centrale e locale. Quindi ci sono tanti schemi, ma bisogna appunto partire dal creare le condizioni per farlo. Infine, permettimi una provocazione, cosa può fare anche il pubblico? È davvero complesso in un contesto come questa innovazione che va a una velocità esponenziale, dover gestire il progresso con delle gare di appalto che durano anni, mesi. Quindi spesso si iniziano delle trattative e finiscono quando le tecnologie sono già obsolete, superate, gli use case sono già caduti altrove. Perché di fatto è come passare dall'auto all'aereo. Cioè, l'aereo ha bisogno di volare, perché se l'aereo lo fai e poi lo fai andare con l'autostrada, è più veloce la macchina tuttora. Quindi è importante anche velocizzare i processi di approvvigionamento e di messa a terra di queste soluzioni nella pubblica amministrazione. Grazie
veramente anche per gli spunti che ci hai dato, sicuramente c'è bisogno di lavorare diciamo tutti nella stessa direzione, la semplificazione, no? Anche della normativa, quindi questo è un'ulteriore leva che sicuramente aiuterebbe moltissimo sia il pubblico ma secondo me anche il privato, no? Per certi versi, perché poi l'altra faccia della medaglia del pubblico che appunto non riesce a fare appalti è che c'è un privato che magari ha delle soluzioni e non riesce a mettertele a disposizione, no? Quindi insomma sono possono essere visti da vari punti di vista, quindi sono sicuramente degli spunti ottimi. Io a questo punto passerei la parola a Massimo Ippoliti per il punto di vista Capgemini. Ma il tema è molto articolato. Allora, diciamo, il contributo alla evoluzione dell'intelligenza artificiale è sicuramente di riuscire a portarla veramente in azione, cioè questo è il punto vero, cioè mi ricollego al tema della difficoltà di portare dal laboratorio all'essere scalata l'intelligenza artificiale, perché io personalmente è stato il problema che ho vissuto. È sicuramente un tema di integrazione, perché se l'intelligenza artificiale la prendi così, diciamo, andiamo da poco lontano. Se iniziamo a collegarlo ad altre componenti tecnologiche, e questa è una delle tematiche della cultura, no? E dell'integrazione. Per esempio, abbiamo lavorato noi, per esempio, Laura, sul 5G con l'Università di Napoli, creando ecosistema. Il 5G è il grande, no? È la grande fonte di ecosistema ispiratrice che ci rappresenta gli attuali ecosistemi per la trasformazione digitale. Ma in effetti li abbiamo lavorato su tante competenze: 5G, blockchain, intelligenza artificiale, perché vanno tutte viste nel loro complesso per costruire qualcosa di innovativo. Questa è la grande difficoltà. In effetti, per portare un attimino, per far scalare l'intelligenza artificiale, diciamo che partendo da questo concetto e partendo anche un secondo dal fatto che la pubblica amministrazione purtroppo è in questo passaggio da laboratorio, perché ce n'è molto di laboratorio, la pubblica amministrazione, il public sector anche a livello globale ha fornito al privato grandi spunti, cioè probabilmente ha fornito delle idee straordinarie, no? Che poi il privato magari ha accelerato in qualche modo, quindi di fatto il settore pubblico è rimasto leggermente più indietro, no? Quasi il 60% delle organizzazioni a livello mondiale nel pubblico non sono riuscite a portare il laboratorio a qualche cosa di reale. Ecco, il nostro ruolo come service integrator potrebbe essere proprio visto in questo senso, cioè proprio quello di aiutare la pubblica amministrazione e le organizzazioni a fare questo passaggio, perché è il passaggio veramente complesso e potremmo farlo su quattro dimensioni, per scaricare a terra il tema praticamente. Allora, c'è una prima dimensione che l'intelligenza artificiale parte molte volte senza una delle fondamenta solide, no? Ne abbiamo parlato anche prima offline, i dati sono uno delle fondamenta vere dell'intelligenza artificiale, la data governance, no? Avere dei dati che sono accessibili facilmente da diverse parti, una gestione dei dati distribuiti ma coordinati centralmente, master data management. Questa è una foundation in qualche modo dell'intelligenza artificiale che deve essere costruita per diventare scalabile. L'altra dimensione sono metodi di lavoro. L'intelligenza artificiale, la velocità, la rapidità ci chiede nuovi metodi di lavoro. L'introduzione nella pubblica amministrazione di tecniche DevOps, di scaled agile, queste sono delle tematiche importanti. Ci sono delle esperienze interessanti che anche in queste ricerche ci sono, le esperienze nel pubblico che abbiamo fatto negli Stati Uniti, molto interessante, integrazione big data, artificial intelligence e fondamentalmente quelli che è lo scaled agile, proprio per costruire nuovi servizi digitali nell'ambito della sanità, sia nelle strutture sanitarie stesse, sia nei contact center. Questa è una tematica molto importante, quindi costruire la foundation. Il secondo punto è integrare i talenti e le competenze della pubblica amministrazione. Qua abbiamo detto le competenze, secondo me un tema chiave è che le competenze ad oggi dell'intelligenza artificiale diventano molto ibride. Questa è la difficoltà, cioè bisogna inquadrare insieme ai data scientist, i data engineer, cosa peraltro non banalissima. Dobbiamo integrarci componenti di sistema integration, quindi sono componenti, diciamo, competenze difficili da costruire. Se rimangono solo sull'intelligenza artificiale, rimangono nel mondo laboratorio.
In queste ricerche abbiamo proprio osservato che chi è riuscito a costruire ecosistemi di partnership con i service integrator proprio per mandare a scala l'intelligenza artificiale sono quelle che hanno avuto più successo. La terza dimensione, secondo me, molto importante per rendere veramente l'intelligenza artificiale, diciamo, reale, è quella di monitorare e, come possiamo dire, far adattare i modelli di intelligenza artificiale che mettiamo sul mercato. Un grande errore che viene fatto, si mettono sul mercato, si pensa che il lavoro sia finito e loro chiaramente hanno un degrado di efficacia molto, molto, molto veloce nel tempo. L'altro tema che abbiamo citato un po' tutti, Alfredo, Laura e anche Andrea prima, è il concetto della costruzione di un modello operativo dove l'intelligenza artificiale riesca a dare il proprio meglio. Ecco, su questo, al di là dei temi organizzativi fondamentali, piattaforme anche tecnologiche, però c'è un tema su cui noi siamo particolarmente sensibili, che è il tema dell'etica nell'intelligenza artificiale. Cioè, questa dimensione dell'etica nell'intelligenza artificiale, per fortuna non siamo i soli a essere molto focalizzati su questo tema, istituzioni europee sono, diciamo, su questo fronte particolarmente attive, per fortuna aziende private si sono mosse fortemente su questo tema, ricordo Ansel Moritz e HSBC per i loro meccanismi di governance dell'etica nell'intelligenza artificiale, ruoli di governance, procedure, valutazione degli use case già all'inizio in logica etica, perché adesso noi l'etica la viviamo più nell'IA in modo un po' banale, no? Magari, cioè dicendo salvaguardia della privacy da affrontare, non da rifiutare, ma da gestire. Gestiamo il tema dell'etica nell'intelligenza artificiale cercando di studiare dataset che non creino effetti biased, no? Nei modelli di intelligenza artificiale non etici, lasciami dire, peraltro cosa accaduta ampiamente in molti sistemi, ma di fatto dobbiamo pensare forse all'intelligenza artificiale, soprattutto nel mondo del pubblico, come qualcosa che ci aiuti a fare qualcosa per, diciamo, lottare con alcuni effetti che questa trasformazione digitale ci porta. In particolare il digital divide è un tema che stiamo vivendo fortemente in questo periodo, no? Perché abbiamo un momento di grande digitalizzazione dei servizi al cittadino che il Covid ci ha spinto e ci accelera a fare. Abbiamo questo abbraccio verso le smart city, talvolta le osserviamo, talvolta iniziamo a viverle, ma dobbiamo stare attenti a non lasciare indietro qualcuno in questo processo di trasformazione. E quel qualcuno non sono pochi. Sono quasi il 13% nei paesi sviluppati che non sono online. E l'intelligenza artificiale forse ci può aiutare, sicuramente ci può aiutare nel pubblico, ci può aiutare a capire il fenomeno, ci può aiutare a costruire assistenti virtuali per coloro che non sono digitalmente sviluppati, ci può aiutare a pianificare dei coach per utilizzare questi servizi digitali, ci può aiutare a personalizzarli questi servizi digitali. Ecco, secondo me questa è un'altra chiave di lettura, dobbiamo vivere sempre l'intelligenza artificiale come un'innovazione per l'uomo, per l'essere umano, per i suoi bisogni, per i suoi sogni, come tutte le innovazioni, soprattutto in questo tema, e dobbiamo farlo anche velocemente, portarla a scala, perché se no, se continuiamo a digitalizzare servizi per il cittadino, ma non ricordandoci che ci sono persone che possono rimanere indietro, sicuramente questo potrebbe essere un errore che dovremo andare a recuperare in altri modi. Ottimo, grazie. Devo dire che condivido appieno, insomma, quello che ci hai detto. Noi come istituto vi porto sempre un po' dei focus perché proprio per far capire che condividiamo assolutamente. Noi abbiamo creato questo laboratorio di innovazione, di ricerca e innovazione. Quindi c'è la ricerca, ma poi c'è l'innovazione che deve scaricare a terra la soluzione. C'è un comitato ricerca e innovazione dove all'interno sono rappresentate proprio le tre anime che tu hai detto prima, cioè chi conosce il dato, quindi i tematici, chi conosce il fenomeno, chi conosce l'informazione che può essere inserita nel dato, ci sono gli aspetti metodologici, quindi gli algoritmi, come lo addestro questo algoritmo, e c'è la componente tecnologica, quindi sono le tre dimensioni che alimentano e che portano avanti i progetti all'interno del nostro laboratorio di innovazione. C'è una forte collaborazione, già l'ho detto prima, con l'università, ma anche con il privato, proprio perché crediamo che alla fine di tutto bisogna trovare valore in quello che si fa, quindi la ricerca scaricata a terra. Quindi assolutamente mi ritrovo in tutto quello che hai detto e devo dire non è un pensiero personale, ma è proprio l'impostazione di come l'istituto sta portando avanti queste tematiche. Lo sappiamo, per questo è anche bello collaborare.
Sì, infatti diciamo che poi abbiamo scelto voi come partecipanti a questa tavola rotonda proprio perché c'è questa assonanza anche un po' di approccio, di logica. E, passerei a questo punto per chiudere il secondo giro ad Andrea, così ci dà anche il suo punto di vista dal punto di vista del mercato, insomma, delle piattaforme. Sì, come use case concreti che appunto da progetti in ambito universitario, in ambito appunto di intelligenza artificiale, poi diventano a tutti gli effetti funzionalità dentro dei tool, citerei due casi. Il tool di Katana ad oggi su diverse aziende porta avanti l'individuazione di anomalie negli impianti industriali, questi sono diciamo è un dato concreto in termini di risparmio e di savings che hanno l'individuazione delle anomalie in tempi predittivi, quindi uno può fare manutenzione predittiva ed evitare alle volte di interruzione nei impianti industriali. Questa è un'applicazione che si sta sempre più diffondendo in Germania e che sul quale in Italia, insomma, cioè, come ha detto prima Laura, bisogna lavorare molto sulla diffusione, sulla conoscenza e far conoscere che in realtà queste soluzioni portano avanti dei risparmi, portano avanti oggettivamente poi applicati concretamente, hanno la possibilità di realizzare dei risparmi, di realizzare degli vantaggi concreti. L'altro discorso è nell'ambito della soluzione ITSM, abbiamo questo segretissimo algoritmo di cui accennavo prima che permette di fare dispatching automatico delle ticket e quindi velocizzare la soluzione delle ticket. Questo è inutile dire, è il nostro fiore all'occhiello che è applicato in tantissime aziende e che porta effettivamente l'intelligenza artificiale a dei vantaggi concreti e che possiamo toccare con mano. Questi sono due esempi, ma io credo che la messa in opera dell'intelligenza artificiale in vari settori, come ha detto all'inizio, non mi ricordo se Alfredo o Massimo, insomma, chi poteva pensare tempo fa alla macchina Google, no? Di andare avanti senza alcun tipo di autista. Quindi l'intelligenza artificiale è quanto più proiettata nel futuro, sta solo a noi cercare di sempre più farla avanzare nel mondo concreto e nel mondo e nelle nostre aziende. Grazie anche a te Andrea, io a questo punto tiro un pochino le somme, devo dire che uno dei temi ricorrenti che è emerso dai vostri interventi è la necessità di fare squadra, no? Fare squadra come sistema paese, quindi collaborazione pubblico, privato, ricerca e via dicendo, fare squadra quando si fanno dei progetti, quindi mettere le competenze giuste intorno al tavolo perché non c'è più. Cioè, non c'è proprio bisogno di avere queste componenti, quindi mi viene in mente un po' il proverbio africano che spesso ritorna nell'ambito dell'informatica, cioè una foto con una carovana che attraversa il deserto, no? E sotto la scritta se vai da solo vai veloce, ma se vai insieme agli altri arrivi. Questa è un po' la tematica, no? Cioè riesce ad arrivare a meta e a portare a casa dei risultati. Quindi mentre parlavate, facevate i vostri interventi, mi viene in mente questa foto del deserto con questa carovana che lo attraversava. Vi ringrazio, devo dire che insomma le aspettative erano assolutamente ben riposte, noi ci aspettavamo una tavola rotonda di decisori così apicali come siete voi, persone che insomma hanno una strategia, vedono diciamo le cose da un punto di vista preferenziale, perché comunque per i ruoli che rivestite avete la possibilità di fare dei ragionamenti più di tipo strategico. Questa era l'intenzione di questo tavolo rotonda, non volevamo entrare in tecnicismi troppo spinti, ma volevamo vedere un po' appunto quali erano dei ragionamenti più di tipo prospettico, di tipo strategico. Quindi vi ringrazio ancora, mi ha fatto veramente piacere coordinare questa tavola rotonda e spero di ritrovarvi presto al prossimo festival a questo punto della statistica. Grazie ancora. Grazie Massimo, grazie a voi Andrea, Alfredo e Laura. Buona serata. Buona serata a tutti. Grazie. Saluto. Ciao.